Natale in casa Cupiello, capolavoro tra i più noti di Edoardo De Filippo, giunge al Teatro Stabile di Innovazione Antonio Ghirelli e porta in scena un solitario Fausto Russo Alesi. È uno spettacolo, chiaramente, è un esperimento, ecco, fondamentalmente, che un attore molto bravo ha voluto fare innanzitutto sul suo corpo e ovviamente scegliendo un testo anche abbastanza complesso perché ha tanti personaggi e li fa, diciamo, evidentemente tutti lui. È un modo molto singolare, io trovo anche forte, di entrare in un testo, è un'analisi di un testo piuttosto importante. Il Teatro Antonio Ghirelli non è soltanto un luogo di accoglienza degli spettacoli, ma un vero e proprio luogo di produzione. Sì, il Teatro Ghirelli è, diciamo, la fondazione Salerno Contemporanea che abita il Teatro Ghirelli, così come abita anche la Sala Assoli di Napoli, e soprattutto una casa di produzione. Infatti in questo momento la nostra Medea, con la regia di Pierpaolo Sepe e con Maria Paiato, che credo molti salernitani ricorderanno come la splendida interprete di Anna Cappelli, con la quale abbiamo inaugurato questa sala l'anno scorso. La nostra Medea è al Piccolo di Milano. È singolare perché contemporaneamente il Piccolo di Milano è qua. Mi sembra un bellissimo risultato. A più di 80 anni dal debutto al Teatro Kursaal di Napoli, tutti i personaggi della tragicomica commedia, Luca e Concetta Cupiello, Ninuccio e Tommasino, lo zio Pasqualino, Nicolino, Vittorio, il portiere Don Raffaele ed il medico, rivivono in dolorosi ed esasperati monologhi. Ogni personaggio vive la sua solitudine ironica e amara, negando la realtà e non accettando la verità, pur essendo ognuno senza eccezione immerso in quello che dovrebbe essere il luogo primigenio delle relazioni comunicazionali, la famiglia. Fausto Russo Alesi si dibatte in una scenografia scarna ed asciutta, metafora di un'identità familiare ormai precaria fra interlocutori inesistenti. Gira il capo più volte, come a cercare di comunicare con gli altri personaggi. Vive ogni solitudine, ogni ipocrisia, ogni speranza delusa. Vive e fa vivere il pubblico, restituendo magistralmente ogni singolo spacco temporale, ogni luogo, e sul palco sembra davvero di avvertire la presenza di più personaggi. Uno spettacolo che penetra lo spettatore alternando risi amari e momenti di introspezione personale, perdendosi letteralmente fra i drammi dei personaggi di Fausto. La commedia andrà in scena fino al 27 ottobre. L'inizio dello spettacolo è alle 21, eccetto il sabato alle 18. Per informazioni e prenotazioni 345-76-43068 oppure botteghino@fondazionesalernocontemporanea.it. Cosa spinge Fausto Russo Alesi a scegliere e reinterpretare una commedia tragicomica come Natale in casa Cupiello? Ma innanzitutto il desiderio enorme di incontrare questo grande autore, un sogno coltivato da anni, mi sembrava impossibile farlo, riuscire a farlo, e poi rileggendo Natale in casa Cupiello ho pensato che forse poteva essere una strada, intanto perché è un testo talmente nel DNA degli italiani, talmente conosciuto, che poteva essere forse attraversato in maniera appunto non convenzionale, e poi perché è un dramma della solitudine, e quindi ho pensato che forse un attore da solo in scena poteva raccontare le tematiche portanti del testo. Questo è stato il motore di partenza, di qui poi a riuscire a farlo ci ho messo anche un po' di tempo, perché dovevo veramente convincermi che ce la potessi fare in qualche modo. Era ed è sempre per me una sfida ogni volta che lo faccio, perché è un testo talmente enorme e poi c'è un riferimento talmente magistrale, talmente inarrivabile, che non è facile ogni giorno che faccio lo spettacolo cominciare, però poi quando finisco sono felice di averlo fatto. In scena una moltitudine di solitudini. Sì, ogni personaggio del testo è proprio immerso nel suo mondo. Si racconta il testo di una famiglia che non si parla più, una famiglia dove non si dialoga più, si monologa, appunto. Questo sicuramente mi ha dato forza nell'attraversarlo da solo. Penso che mi dà la possibilità di fare quasi come un primo piano cinematografico, diciamo, su ogni personaggio, per cercare di leggere anche il suo pensiero, quello che sta sotto. In genere i personaggi qui dicono una cosa, ma in realtà ne pensano un'altra. Non fanno quasi mai sapere all'altro quello che in realtà pensano, oppure ci sono dei conflitti, se non appunto nei momenti in cui esplode il conflitto, però è anche il momento in cui non si riesce
a risolvere veramente la questione. In merito al testo della commedia, lei ha detto è un testo allo stesso tempo facile e difficile. Perché questo? No, facile nel senso, non facile non lo è proprio. Intendo che è talmente scritto bene, talmente vero nel racconto di questi personaggi, di questi rapporti, talmente popolare, infatti tutta Italia lo conosce e tutta Italia lo ama e lo ha amato attraverso le versioni sia teatrali che soprattutto quelle televisive di Edoardo che sono arrivate nelle case di ognuno. E io in questa versione così evocativa, perché essendo da solo è la strada che dovevo percorrere, cerco di proprio di cavalcare la dimensione epica del testo, e quindi in questo senso è più complesso per me, ecco.